Ciao a tutti e bentornati sul canale. Scusate la mega assenza se mi seguite sulla newsletter o su Facebook, dovunque. Saprete che ho cambiato casa, come potete vedere anche dallo sfondo, finalmente ho una libreria, ero senza internet. È andata meglio rispetto all'anno scorso perché la prima volta che ho cambiato casa a Londra siamo rimasti senza internet per tipo 6 mesi, cosa che non auguro a nessuno. E invece stavolta ce la siamo cavata con un paio di settimane, quindi vabbè, tutto sommato non c'è male. Ho pensato con questo video di fare un piccolo riassunto delle ultime letture che ho fatto, che non sono state tantissime per via di tutti questi impegni. Poi sono venuti, è venuta la famiglia del mio ragazzo, è venuta la mia famiglia, quindi ho avuto veramente pochissimo tempo libero. E niente, ho qualche romanzo, ho un fumetto, quindi partiamo subito. Il primo romanzo di cui vi parlo è The Joyce Girl di Annabel Hubbs, che è uscito il giorno di Bloomsbury, che è uscito il giorno il 16 giugno, quindi il Bloomsday di quest'anno. Questo romanzo è ispirato alla vita di Lucia Joyce, che si può vedere anche in copertina, ed è una storia molto 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 romanzata. Praticamente questa autrice aveva letto quella graphic novel di cui avevo parlato, credo nel mio ultimo video, cioè Daughter of Her Father's Eyes, e si era appassionata, diciamo, alla figura di Lucia Joyce e ha deciso di studiare un po' di più la sua vita, perché su di lei non si sa granché se non che appunto era figlia di Joyce, gli faceva praticamente da segretaria, dattilografa e che aveva dei problemi a livello proprio di salute mentale, infatti ha finito la sua vita in un ospizio in Francia. So che tantissimi studiosi di Joyce si sono scagliati contro questo libro perché chiaramente la figura di Joyce stesso non ne esce proprio benissimo. Perché risulta essere un padre, sì, molto affezionato alla figlia e che anzi crede che la figlia sia colei che ha ereditato il suo genio e non Giorgio, però che al tempo stesso è talmente concentrato su se stesso, sulla scrittura di Ulisse prima e di Finnegan's Wake dopo, per non rendersi conto, ecco, di quello che stava succedendo nella testa di sua figlia. Nora ci fa una figura ancora più barbina e appunto gli studiosi ritengono che non sia storicamente accurato. Io sono dell'idea che sia chiaro fin dall'inizio, se non mi ricordo male c'è anche una postfazione, diciamo, in cui la scrittrice comunque spiega che sì, si è comunque documentata, c'è solo una lista una bibliografia, però appunto dice anche che questo è un romanzo, quindi è chiaramente frutto della sua fantasia, lei ha preso dei punti bibliografici veri, diciamo realmente accaduti, accaduti a Lucia Joyce e ne ha creato un romanzo. Qua praticamente si dà come spiegazione ai suoi crolli nervosi e mentali, la fine, diciamo, o comunque la non riuscita della storia fra lei e Beckett, che era, il segretario, in un certo senso, di Joyce. Secondo me è un romanzo interessante per chi, come me, è appassionato a tutto ciò che riguarda lo scrittore irlandese. Però appunto va preso un po' così con le pinze, nel senso è un romanzo, è incentrato sulla storia d'amore, ma anche molto su Lucia che vuole essere indipendente, che vuole fare di se stessa qualcosa di più, ecco, di essere solamente la figlia di. Quindi niente, io ve lo consiglio, però appunto con queste premesse, quindi se sapete già che non vi piacciono i romanzi, molto le storie, diciamo, ispirate alla vita vera, molto romanzate, non vi piace l'idea, ecco, di leggere un romanzo dove buona parte comunque della storia è incentrata su una storia d'amore finita male, probabilmente non fa per voi. Successivamente ho letto Sidewalks di Valeria Luiselli, che in italiano dovrebbe chiamarsi Carte false. Questo l'ho letto per il gruppo di lettura ed è stato veramente stranissimo perché
mentre lo leggevo, ovviamente ero per i fatti miei, e quindi lo leggevo con il mio punto di vista, il mio bagaglio culturale e tutto quanto. E mi era piaciuto tantissimo, cioè io ho sottolineato frasi intere, c'è una parte dove parla dell'andare in bicicletta, che cioè, ho proprio cerchiato e sottolineato. Quindi mi era piaciuto tantissimo e praticamente è uno di quei libri, che parlano di viaggio, di come la letteratura influenzi i nostri viaggi e viceversa. Ed è il famoso libro dove lei vaga per Venezia, per anche uno dei cimiteri che ci sono nell'isola di San Michele, è possibile? Beh, comunque. E dove c'è quel famoso sketch dove lei, sfruttando il fatto di avere un passaporto italiano, riesce a registrarsi come residente a Venezia per andare dal medico, che è una cosa UFO, secondo me. Infatti, penso che il mio contributo quella sera al gruppo di lettura abbia fatto un po' ridere tutti, perché ovviamente essendo l'unica italiana mi hanno chiesto: ma è davvero così facile la burocrazia in Italia? E ho detto, no, cioè, questa ha avuto una fortuna sfacciata, neanche lo sa. Comunque, non è di questo di cui volevo parlare, ma del fatto che al gruppo di lettura c'è una ragazza che è messicana, e non lo sapevo, l'ho scoperto quella sera lì, e lei appunto ci ha aperto un mondo, perché lei ci spiegava che secondo lei, quando la Luiselli si definisce messicana e quando viene anche osannata come scrittrice messicana, giovane, di talento, eccetera, secondo lei si fa un grave errore. Prima di tutto perché, appunto, come si dice anche in questo libro, la Luiselli non è che abbia poi vissuto così tanto in Messico, ha vissuto un po' in giro per il mondo per tanti anni in India, perché il padre era un diplomatico. E questa ragazza ci spiegava che appunto il cerchio, diciamo, di intellettuali in Messico, coloro che riescono a pubblicare e che riescono ad avere rubriche sui quotidiani o sulle riviste più importanti, sono sempre del giro della diplomazia, sono persone quindi con conoscenze. E lei sottolineava il fatto che non è quella la vera voce del Messico, la voce del Messico è tante, tante voci, tanto che lei ci spiegava che non è neanche vero che tutti parlino spagnolo, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate, di cui però noi in Occidente, diciamo, non sentiamo mai parlare, anche a livello di letteratura, perché non vengono tradotti. E quindi è stato molto strano, ecco, vedere un altro punto di vista che ti fa quasi cambiare idea, perché ti rendi conto del fatto di quanto noi bianchi vediamo tutto secondo la nostra prospettiva e possiamo, in un certo senso, osannare una ragazza giovane che semplicemente cita qualche nome importante e fa osservazioni giustamente da ragazza della sua età, ma che sono anche il punto di vista di una persona comunque privilegiata, che ha potuto viaggiare tanto, che ha potuto vivere un Messico diverso da quello della gente comune. E quindi è stato molto, molto destabilizzante in un certo senso. E è stata, penso, la serata più bella del gruppo di lettura finora, proprio perché mi ha dato modo di conoscere più da vicino un'altra cultura, perché questa ragazza ce ne ha potuto parlare proprio per esperienza diretta. In ogni caso, io vi consiglio Carte false perché sapete che a me Valeria Luiselli piace molto, però ecco, sapere che quando si parla di letteratura messicana bisognerebbe tenere conto di tante tante cose. E io non sapevo niente della storia personale della Luiselli, tanto per dirne una, è interessante in un certo senso, mi ha fatto sentire molto piccola e ignorante, però penso che sia anche un po' quello, no, il ruolo della letteratura, ma anche del confronto con altri lettori, di in un certo senso essere educati nei confronti di qualcosa di cui non siamo del tutto a conoscenza. Fine del pippone. Poi se mi seguite sulla newsletter saprete che Stranger Things mi ha fatto letteralmente impazzire. Ce la siamo sparata proprio nel giro di qualche giorno perché dovevamo sapere come andava a finire.
tantissime persone hanno fatto video super interessanti legati ai libri e ai fumetti da leggere per restare in quell'atmosfera, e sicuramente quelli della fede sono i miei preferiti. E la fede, come tanti altri, comunque fra i fumetti hanno consigliato Paper Girls, che è di Brian Vaughan, non so come si pronunci, Cliff Chiang, Matt Wilson e Jared Fletcher. E credo che questo Brian, tra l'altro, sia è quello che ha scritto Saga, che è sempre un altro fumetto di cui tutti parlano praticamente su BookTube, ma che a me non ispira, non so perché. Paper Girls è veramente, veramente molto bello. A parte che i disegni sono qualcosa di spettacolare, e mi piace proprio tantissimo anche l'uso dei colori. Adesso magari vi faccio vedere una tavola. E praticamente parla di questo gruppo di ragazze negli anni 80 che di lavoro fanno fanno quello di consegnare i giornali. E una sera, quindi, no, perché la gente li trovi la mattina, loro devono fare il giro del quartiere la notte, succede qualcosa di molto strano. Ecco, tutto qua. È molto bello perché la ragazza nuova è molto intimidita, è un po' la più piccola, poi c'è invece una che è un po' quella più spavalda, che ne sa di più, e quindi niente. Adesso aspetto che a dicembre esca il prossimo, perché mi è piaciuto veramente tanto, e niente, basta. Se l'avete letto, fatemi sapere se vi è piaciuto anche a voi. Dopo cosa ho letto? Ho letto un romanzo che non ho qua, che era il gruppo, sempre per il gruppo di lettura. Era un romanzo di una giornalista polacca e si chiama Chasing the King of Hearts, e credo che in italiano si chiami Il Re di Cuori, una cosa del genere. Comunque sotto vi lascio sempre il titolo giusto. E praticamente, più che un romanzo, è la vita romanzata di un'altra persona, quindi è una storia biografica, di questa donna che è vissuta in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale e che cerca di fare di tutto per liberare il marito, che lei identifica con il Re di Cuori nel mazzo di carte, per salvarlo appunto da un campo di lavoro. E al gruppo di lettura era presente una traduttrice polacca che ci ha spiegato che questa autrice è molto, appunto questa giornalista, anzi in realtà è molto conosciuta in Polonia, proprio per questo suo stile giornalistico quasi da romanzo, tant'è che io ero convinta che fosse lei stessa la protagonista, invece solo alla fine si capisce, io che non l'ho capito, che sta raccontando la storia di qualcun altro. E questa traduttrice ci spiegava che il suo stile, proprio anche nei suoi reportage per quotidiani, riviste polacche, era proprio quello di raccontare tutto come se fosse una storia. Noi parleremo di storytelling adesso, no? Perché non si può dire storia. E quindi anche il romanzo è così, è come se fossero una serie di flash riguardanti la vita di questa donna durante questi anni della guerra. E ci sono una serie di scene incredibili che fanno veramente venire i brividi, perché appunto sono successe veramente, ed è... A me fa sempre strano leggere racconti che riguardano il periodo della guerra, perché sembrano cose inventate da quanto sono assurde, invece sono successe veramente. Tipo questa, che essendo ebrea non sapeva ovviamente le preghiere cattoliche, e quindi però per non rischiare di essere arrestata, lei si impara l'Ave Maria, perché aveva sentito dire che a volte i tedeschi, quando arrestavano le donne, chiedevano come prova, diciamo, della loro non appartenenza al ceppo degli ebrei, di recitare una preghiera. E lei si frega, diciamo, perché recita l'Ave Maria con tantissima serietà mettendoci proprio tutta se stessa, e quindi il poliziotto dice: si capisce che sei ebrea, perché la gente che la impara la dice, no, come se fosse una cantilena, senza starci troppo a pensare. E, ecco, quel romanzo lì a me non ha fatto impazzire. Sinceramente quello stile è molto
non è telegrafico, ma il modo comunque di raccontare in cui in un paragrafo mi racconti una cosa, poi nel pezzo successivo un altro episodio, così appunto episodico, sì, non ha funzionato molto per me perché mi rallentava molto in un certo senso, non mi dava l'idea di andare avanti, ma mi dava solo l'idea di vedere questi piccoli episodi, uno ogni tanto, e non so, è come se non riuscissi a entrare nel ritmo. Però sicuramente è un modo di fare reportage interessante che magari può incuriosire qualcuno a cui questo stile piace, a me non ha fatto impazzire. Sempre per un gruppo di lettura, ma questa volta telematico e a cui non sono riuscita a partecipare per il fatto di non avere internet, era il gruppo di lettura della Fede, sempre che il mese scorso ha letto Miss Pettigrew, no, come si dice in italiano, Un giorno di gloria per Miss Pettigrew, che in inglese è Miss Pettigrew Leaves for a Day. Magari se mi seguite da un po' vi ricorderete della gioia quando ero riuscita a trovare questo libro in questa edizione Persephone, che sono quelle che sono tutte grigie così fuori, dentro hanno qualcosa, ognuna diciamo ha il suo stile dentro e il segnalibro abbinato che ha sempre anche un'illustrazione, come anche le illustrazioni sono dentro al libro. Ne faccio vedere una. E questo è proprio un gioiellino. Io so che ho visto qualche commento poi su Facebook, così nel gruppo di lettura, e ho visto che tante persone invece l'avevano trovato molto sessista e insomma in generale non era piaciuto. Io sarà che, non lo so, l'ho subito inquadrato dentro una logica degli anni 30, credo che sia stato scritto nel 38. Sì, nel 38. E quindi non mi aspettavo ecco, niente di troppo moderno, però l'ho trovato in realtà molto satirico. Secondo me anche tutte quelle parti che sì, sono sessiste, tipo sul ruolo della donna, su come dovrebbe essere un uomo, e cose del genere, sono in realtà un po' alla Jane Austen, diciamo, prese in giro dall'autrice tramite i pensieri di Miss Pettigrew, che è una donna. Una zitella, potremmo dire, che deve trovarsi un lavoro perché se no finisce per strada e per caso si ritrova da questa signorina e in teoria all'ufficio di collocamento le avevano detto che era una signora che aveva bisogno di una governante per aiutare in casa con i bambini. E in realtà questa è proprio una signorina, potremmo dire, che porta avanti uno stile di vita che Miss Pettigrew, ovviamente, molto conservatrice, molto un po' bigotta, anche potremmo dire, non approva molto perché è una cantante, fa la bella vita. Quando il momento in cui Miss Pettigrew arriva è in casa con un uomo. Insomma, però Miss Pettigrew si trova coinvolta, diciamo, in questa giornata fatta di bei vestiti, di donne che sanno come truccarsi e pettinarsi, e che vanno ai cocktail, questo e quell'altro, e non le sembra vero, appunto, di poter vivere così per un giorno. Io l'ho trovato molto divertente, leggero, è una lettura proprio che se è un periodo stressante, vi aiuta molto a non pensare a tutti i problemi, a rilassarvi. Ed è poi ambientato a Londra, quindi so che fra di noi ci sono tanti amanti di Londra e può essere veramente sì, una lettura carina per chi è appassionato anche di questa città. Infine, ho letto un libro in ebook, e cioè uno degli ultimi romanzi di Dave Eggers, che non mi ricordo mai come si chiama. Si chiama I vostri padri, come si chiama? Lo scriverò, quello con il titolo un po' lungo, I vostri padri dove sono? I profeti vivono forse per sempre? Una cosa così, che è quel romanzo che è tutto un dialogo. E è un dialogo, nella precisione, ecco, è un dialogo fra un tizio non tanto sano di mente che rapisce persone. Rapisce persone e le porta in questa base militare abbandonata in California e gli fa domande. Praticamente lui ha delle domande
potremmo dire esistenziali, e vuole che queste persone rispondano a queste domande esistenziali. L'inizio mi è piaciuto tantissimo e in realtà diciamo che fino a metà secondo me funzionava molto, perché Dave Eggers sa scrivere bene i dialoghi secondo me, e quindi si andava proprio avanti, era come ascoltare queste persone e sentire le loro voci. Poi però come al solito Dave Eggers si perde. Voi sapete che io lo amo profondamente, però si perde, poverino. E soprattutto nei finali tira sempre via, cioè mi sembra una persona che vuole finire, lo capisco, perché io sono così, vuole finire, quindi tira via, dice ok, basta, fatto. Quindi lascia un po' a desiderare il finale, come sempre. Però, secondo me, è molto interessante ed è, come sempre, una grande denuncia sociale. Cioè Dave Eggers sta dicendo alla generazione dei trentenni, a cui ancora non appartengo, quindi mi ritengo a posto, che essenzialmente sono devono darsi una svegliata, ecco, diciamo così, devono darsi una svegliata, rendersi conto di quali sono i veri valori, di quali sono le cose veramente importanti nella vita. E però Dave Eggers se lo fa sempre nel suo stile, che secondo me è brillante, come al solito. Insomma, a me piace, lo sapete, però appunto non è, secondo me, fra le sue opere migliori. Sono molto curiosa di leggere il romanzo che è appena uscito e di leggere anche un libro di non fiction che ha scritto sui viaggi, perché di sì. E niente, come al solito, se avete letto qualcuno di questi libri fatemi sapere, io tenendo le dita incrociate spero di riuscire a riprendere un pochino il ritmo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!